Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Nuvole di Bellezza. Allora, era un po' di tempo che non vi facevo un unboxing di prodotti Sephora e quindi eccomi qua. Allora, praticamente Sephora ha mandato un'email col 20% di sconto e in concomitanza sono usciti i nuovi prodotti di Natasha Denona, in particolare le due palette dedicate a San Valentino, quindi ovviamente non potevo non prenderle, essendo tra l'altro un'edizione limitata e vabbè, vi ho già spoilerato praticamente metà del video, comunque andiamo avanti e niente, quindi ovviamente ne ho approfittato. Ho fatto due ordini separati perché, allora, innanzitutto le palette di Natasha Denona non sono scontabili, però Sephora mi aveva mandato anche un altro codice sconto per avere dei prodotti Armani gratis delle mini taglie, quindi ho fatto un ordine con i prodotti di Natasha Denona applicando il codice per avere in omaggio, diciamo, i prodotti di Armani, e poi ho fatto un secondo ordine col 20% di sconto acquistando altre cose. Ma partiamo subito e partiamo col pezzo forte di tutto, ovvero le palette di Natasha Denona. Le ho prese tutte e due, ho preso sia la palette occhi che la palette viso. Allora, intanto vi faccio vedere i campioncini. Abbiamo Herborium, la CC Cream, poi abbiamo un profumo di Dior, Hypnotic, Poison, e poi abbiamo questo bellissimo campioncino doppio di Dr. Jart della linea Sika Per. Molto interessante. Intanto c'è Stella che vi saluta. Allora, andiamo con ordine e partiamo appunto dalle palette. Allora, sapete che appunto Natasha Denona è uscita proprio in questi giorni. Siamo a fine gennaio, ora non so quando vedrete il video. Comunque, è uscita con due palette in edizione limitata. Allora, la Love Palette, che è quella per occhi, eccola qua, e poi la Love Glow, che è la palette dedicata al viso. Tra l'altro, questa sì era disponibile, ma mentre facevo l'ordine, questa Glow Palette ogni tanto non era disponibile, quindi non lo so. Poi l'ho presa nel momento in cui è tornata disponibile, però diverse volte mi dava, perché ci ho messo un po' a fare l'ordine, però non lo so, comunque. Andava un po' sold out, un po' tornava disponibile, non ho capito bene perché. Comunque, questa è la Love Palette, ovviamente il pack esterno, e questi prodotti li ho già visti, ho già aperto le scatole per vedere che non ci fosse nulla di rotto. E questa è la palette. Allora, guardate la meraviglia, ve la metto qui così potete vederla bene, cioè potete vedere la meraviglia di questi colori. Veramente è un po' sbriciolata, cioè un po' sbriciolata dalle parti, eh. Che come dice Caterina, con quello che costano dovrebbe arrivare stralucide. Comunque, la palette è perfettamente intatta. Volendo dare un veloce sguardo a qualche colore. Allora, ovviamente andiamo a provare quelli più luminosi. Allora, non so neanche dove appoggiare le cose. Allora, proviamo ad applicarli qua. Allora, vediamo un attimo, sono colori bellissimi. Poi vabbè, i colori shimmer a me piacciono sempre tanto, quindi sono colori che utilizzo spesso. Allora, guardiamo ad esempio questi. Spero si vedano. Ecco. Cioè, guardate anche solo la luminosità di questi colori. Bellissimi. Ora mi sono munita anche di salviette, ovviamente. Sono veramente belli. Poi, vabbè, a parte che questa era proprio un'edizione limitata. Ma poi la qualità degli ombretti Natasha Denona è veramente veramente unica. Tra l'altro, come vi avevo detto anche in un altro video, i prodotti Natasha Denona
Sono made in Italy, quindi. E tra l'altro sono andata su Nuvole di Bellezza, ho fatto anche un articolo sulla Coral, sulla palette, quella più piccolina. Insomma, quelle palette lì hanno una qualità veramente eccezionale. Allora, faccio vedere ancora due colori shimmer e uno opaco. Cioè, sono colori veramente, veramente belli. Cioè, guardate questo argento, che meraviglia. Poi vedete, anche gli shimmer non fanno fallout. Vedete il colore che sembra quasi cremoso, no? Sembra un ombretto cremoso. E anche gli opachi, vedete, non spolverano, sono bellissimi. Insomma, una palette veramente bella. Molto bello anche il color panna che io utilizzo veramente tanto. Il panna lo utilizzo sempre come ombretto, come base, poi per gli altri ombretti. Diciamo che in questa palette, ecco, non utilizzerò questo qua e il nero. Questi tre colori qua, probabilmente non li utilizzerò. Magari questo per fare l'eyeliner, sì. Questi due assolutamente no, mai dire mai nella vita, però gli altri sicuramente sì. Quindi una palette veramente che mi ha colpito tantissimo. Avevo già fatto un articolo di preview su Nuvole di Bellezza, quindi ero già andata a informarmi sulla palette, sugli swatches e tutto. Poi quando è uscita l'ho presa al volo. Poi un'altra palette che, se vogliamo, è ancora più bella, è la Love Glow, però dedicata al viso. Tra l'altro questa è un pack veramente assurdo, ve l'ho già fatto vedere nelle stories di Instagram. Cioè, guardate, ecco, guardate la meraviglia di questo prodotto. Ora, ok, è tutta coreografia, però, cioè, a me piace veramente tanto. E andando ad aprire questo gioiellino, cioè, ecco, vediamo così. Guardate la meraviglia di questa palette. E tra l'altro, l'accortezza di aver messo questa protezione qua in plastica. Vediamo se riesco ad aprirla, ecco, senza sbeccare tutto. Hanno messo questa protezione, diciamo, perché questo è un prodotto in polvere, no? E quindi per non andare a intaccare polveri con, cioè questo è un prodotto in crema, scusate, e per non andare a intaccare i prodotti in crema con quelli in polvere. Cioè, guardate la bellezza delle cialde. Questa palette veramente, non lo so, è qualcosa di speciale. Ora vado un attimo a fare gli swatches. Questi sono gli swatches sulle mani. Allora, qui abbiamo il colore luminoso che qui chiama Glow Cream Base, quindi base, però questo si può utilizzare anche tipo per fare appunto l'effetto glow sulla pelle, no? Poi abbiamo questo che è Super Glow, questo corallo molto chiaro. Poi abbiamo questo che è il Diamond Powder. Veramente bellissimo. Tra l'altro questi colori si possono utilizzare anche come ombretti. E poi abbiamo l'ultimo, che è l'illuminante, il Glow Impact Powder. Veramente bellissimi. Ora vediamo se riesco a swatcharli. Allora, qua vi metto il trasparente. Cioè, questa palette di nuovo è un qualcosa di spettacolare. Anche l'illuminante è molto bello. Ed è secondo me un ottimo ombretto. Allora, vediamo un attimo. Come al solito qua i colori mi sembrano meno intensi. Comunque questo è il colore in crema, molto luminoso. Poi abbiamo questo che è il Diamond, mi sembra, questo lilla. Questo secondo me è bellissimo anche come ombretto. Ricorda un po' un ombretto nella palette di Huda, quella la Light. Questo di nuovo che è un corallo dorato, e poi questo che è l'illuminante. Piacciono tantissimo questi colori. Veramente una bellissima palette, direi da collezione. Vabbè, io queste cose le uso, non è che le tengo lì da collezione, però. Però ecco, già solo il pack, la cura del dettaglio, cioè guardate la meraviglia di questa palette, veramente non ha eguali.
E questo è stato un ordine. Allora, con questo ordine praticamente mi è arrivata un'altra mini confezione, questa sempre appunto Sephora, dove all'interno troviamo le mini taglie di Armani, che sono queste. Allora, troviamo Giorgio Armani Lip Maestro, questo rossetto, ovviamente sarà in una colorazione rosso fuoco, benissimo, questo è il classico rosso. Comunque guardate che belle queste, che belle che sono queste mini taglie. Questo è il colore, un rosso corallo. Guardate anche la bellezza della mini taglia, che è fatta esattamente come il rossetto, quello in full size. Ora, effettivamente dal video si vede, ecco, sì, si vede un rosso corallo, in realtà però è un rosso, proprio il rosso Armani, ha una componente più fredda, ecco. Ora sì, io il rosso non è che lo metto più di tanto, per non dire che non lo metto per niente, però vabbè. Poi Giorgio Armani, questa è una mini taglia del fondotinta Luminous Silk Foundation, che probabilmente sarà in una colorazione scura, che quindi darò a qualcuno, però tanto sono prodotti da provare, no? Infatti la colorazione mi sembra già scura, non lo provo neanche, perché questi due prodotti li darò a qualcuno da provare, anche il rossetto rosso, perché appunto non è che con i rossi, boh, non ho ancora molta confidenza, poi magari in futuro, non so. E poi abbiamo di Giorgio Armani il profumo, questa è già una bella taglia, tra l'altro tutto in celofanato, sono 15 ml. Andiamo ad aprire. Intanto Stella si riposa. E questo è il flacone. Guardate che bello. Molto molto slim, cioè perfetto anche da borsetta. Tra l'altro anche il profumo non mi sembra niente male. Non mi sembra male. Questo lo proverò. E niente, allora questo era un ordine. Poi passando alla seconda scatola. Eccola qua. Allora, come campioncini di nuovo, Sika Per, questa è una linea che mi piace molto, ho già provato dei prodotti, ora non mi ricordo più che uno di questi due non l'ho provato, forse la crema, ecco questa, forse non l'ho provata, però è una linea molto interessante. Poi troviamo il Black Opium di Yves Saint Laurent, quindi il profumo, e un altro di Dior, questo. Allora, qui ho preso, innanzitutto ho preso un contorno occhi di Glam Glow, ho preso questo Bright Eyes, questo contorno occhi del quale ho letto veramente meraviglie, soprattutto nei blog esteri. Questo è un contorno occhi illuminante indicato per le occhiaie ma anche per le linee sottili, dovrebbe essere un po' un tuttofare. Guardate anche il pack, quanto è bello. E questa è la crema all'interno. Tra l'altro leggevo la formula, ecco, ovviamente mi è caduto il tappo, vi dicevo, leggevo la formula e mi è sembrata particolarmente ricca. Allora, sembrava che contenesse burro di karité, che qua è scritto chiaro. Allora, infatti il secondo ingrediente è il burro di karité. Poi troviamo l'acido ialuronico, caffeina, un sacco di estratti, peptidi, estratti di ibisco, quindi proprio per avere un effetto liftante, camomilla, avocado, olio di mandorle dolci. Insomma, mi sembra un trattamento veramente molto molto interessante che proverò con piacere. Questo secondo me è perfetto anche per il mattino. Poi, andando avanti, ho preso due mousse per il corpo. Allora, di Rituals ho preso questa, la Foaming Gel,
direi di andare a provare subito a vedere la consistenza com'è. Perché poi ne ho un'altra che quella l'ho già provata. Ah, che forte! È proprio. Sì, è un gel che però si trasforma in una mousse. Tra l'altro è molto denso. Tra l'altro i prodotti Rituals hanno sempre un. Cioè, guardate che schiuma sta facendo. I prodotti Rituals hanno sempre delle profumazioni veramente spettacolari. E questo è proprio un gel che però si trasforma. In una mousse, tra l'altro molto compatta, molto, molto cremosa, profumo molto buono. Tra l'altro queste mousse costano poco, mi sembra che quella costava sui 6 euro, credo, e poi scontate del 20, insomma capite che si può fare. E questa è una. Poi vi faccio vedere l'altra, che è una conferma, perché questa è già un'altra che sto utilizzando. Adesso ho sporcato tutto di schiuma. Comunque, questa qua è sempre di Rituals. Questa costa 7 euro, sono 200 ml, mentre quella di prima erano 150. Questa è 200, ha una profumazione meravigliosa, spettacolare, ma la cosa bella, ancora più bella dell'altra, sta nell'erogazione, perché vedete, praticamente ha questa erogazione un po' come quella mousse introvabile di acqua di rose, no? Quella mousse viso. Questa è una mousse corpo che praticamente esce la mousse a forma di rosa, no? Però comunque adesso ve la faccio vedere. Ma al di là comunque dell'effetto coreografico, è una schiuma veramente bellissima, perché è molto morbida, molto avvolgente e soprattutto non si smonta subito, è molto densa. Allora, vediamo se evitiamo di fare disastri. Preferirei. Ecco, vedete, praticamente esce questa mousse a forma appunto di fiore. Ha proprio, vedete, la forma di un fiore. Però al di là di questo, non so se, cioè, si può notare, ma è una mousse molto, molto densa. È come se fosse panna montata. Cioè, vedete, no? Cioè, veramente un qualcosa di. È proprio una schiuma, una panna, no? Sembra addirittura la schiuma quella per capelli. E questa è veramente molto, molto ricca, molto corposa, profumatissima. Insomma, veramente un prodotto eccezionale che avevo già preso. Questa l'avevo acquistata anche quando c'erano i saldi al 30%. E sicuramente è un prodotto che andrò a riacquistare, perché mi piace molto l'effetto poi che ha sulla pelle, perché comunque lascia la pelle morbida, deterge bene, quindi insomma, veramente un ottimo prodotto. Allora, qui ovviamente ho fatto un macello come al solito. Allora, perché vi devo far vedere l'ultimo prodotto. Allora, l'ultimo prodotto è un'altra palette. Questa palette, quando era uscita, non me l'ero filata per niente. Poi l'ho vista nel video, indovinate di chi? Di Ekaterina, che anche lei l'ha presa coi saldi. E non lo so, sono rimasta folgorata e quindi l'ho presa anch'io. Si tratta della Lolita di Kat Von D. Grazie, Kate, per i tuoi suggerimenti. E effettivamente, perché non lo so, dalle foto mi sembrava sempre che fosse una palette un po' troppo scura, no? E in realtà no, poi dal suo video cioè, ho visto i colori meglio e effettivamente è una palette veramente bella. Cioè, ora ve la metto un attimo qui in modo che possiate vederla bene. Vedete, diciamo che al di là di questo colore, poi gli altri comunque direi che sono tutti colori che utilizzo tranquillamente. Questa palette è completamente ancora in tonso, beh, come l'altra, non le ho sbocciate. Vado a provare un attimo i tre colori, quelli un po' più particolari. Cioè, hanno una scrivenza veramente assurda. Sono praticamente questi due colori in crema, sono shimmer, sembrano quasi cremosi, hanno una texture molto particolare, e poi c'è questo che è l'ombretto in glitter. Allora, ho bisogno di un'altra salvietta, che volevo farvi ancora vedere qualche altro colore.
Di Kat Von D non ho provato tanto, ho provato il correttore che non è male. Avevo provato, sì, forse Lolita, avevo provato quel rossetto in edizione limitata, che tra l'altro era bellissimo. Vediamo ancora qualche colore. No, effettivamente sono colori molto molto belli. E Caterina ha fatto bene a far vedere questa palette perché effettivamente mi piace molto. Allora, questi sono degli altri colori. Eccoli qua. Belli. Sono molto belli. Tra l'altro, anche come qualità, poi bisogna vedere sugli occhi, però visti così mi sembrano di buona qualità. Ecco. E niente, allora, che dire ragazzi, questo era il mio shopping da Sephora. Era un po' che non facevo acquisti, quindi direi che mi sono rifatta. Ho make-up da utilizzare da qui fino a non so quante vite, però ragazzi, cioè, noi appassionati di make-up siamo così. E niente, io vi ringrazio come al solito per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!